Ciao ragazzi e bentrovati sul mio canale. Nel video di oggi vorrei rispondere ad una domanda che mi è stata fatta all'interno del mio canale, che riguarda l'utilizzo di Komoot come creazione di un percorso che vada bene per escursioni, quindi trekking, piuttosto che sport come corsa o mountain bike. E la domanda mi chiedeva le sostanziali differenze che ci sono tra l'utilizzo appunto di Komoot e di Google Maps. Non è una domanda, potrebbe sembrare una domanda banale perché Maps noi lo utilizziamo principalmente per la navigazione con mezzi a motore, quindi è assolutamente preciso per i mezzi pubblici e per il traffico. Ma è vero anche che Google ha recentemente introdotto la possibilità di pianificare anche dei percorsi escursionistici. Infatti, iniziano a comparire all'interno delle mappe di Maps anche dei sentieri. Voglio farvi vedere, per esempio, Monte Musinè, in provincia di Torino. Se io decido di raggiungerlo e quindi creare le indicazioni stradali partendo ad esempio da Chiosco, addirittura vedete che Google ci dà, con ovviamente modalità a piedi, ci dà anche dei tempi di percorrenza e le distanze proprio con la sentieristica. Lo vedete qui, addirittura troviamo un'indicazione grafica dell'altezza, quindi dell'altimetria, e scegliendo un percorso piuttosto che l'altro possiamo anche vedere le differenze di pendenza. Logicamente, se è più lungo il percorso, un pochino meno ripida sarà la pendenza rispetto all'opzione di prima. E quindi la domanda non è banale proprio per questo, perché si può tranquillamente utilizzare Google per fare qualche escursione su sentieri chiaramente conosciuti e mappati. Dico questo perché questa è una delle prime grandissime differenze con Komoot. Komoot ha la sentieristica completa, cioè è una mappa assolutamente aggiornata, precisa, e quindi se io scelgo di partire dallo stesso punto, quindi scelgo di partire dal chiosco, quindi imposto come inizia qui, quindi come località di partenza, posso raggiungere il Monte Musinè con molte più strade, molte più varianti, ma soprattutto Komoot mi dà la possibilità di capire anche in che sentiero, quindi che tipo di terreno troverò. Per esempio, se impostiamo quindi Monte Musinè come destinazione, noi troveremo ad esempio, scelgo di passare tenendo premuto, scelgo di passare su questa strada, tengo premuto il tasto sinistro del mouse e trascino per scegliere il percorso, in maniera da ipotizzare lo stesso proposto da Maps, più o meno, grosso modo, vedete 3,2 km stimato da Maps, qui abbiamo 3,36, probabilmente c'è questa variante che si potrebbe anche spostare, ecco, andiamo più o meno alla stessa distanza. Vedete che abbiamo anche il dislivello un pochino diverso, questo perché ogni mappa ha una sua altimetria ben precisa, ma vi posso garantire che Komoot è davvero precisa. Una cosa però importante, e quindi la seconda indicazione che voglio darvi, è che prima di tutto, come ci siamo detti, ci sono tutti i sentieri e non solo i principali, ma mi vengono fornite anche delle indicazioni sul tipo di percorso. Ad esempio, da Google mi dà 3,2 km in 1 ora e 35, sono sicuramente appunto una stima poco superiore alla velocità che si tiene in pianura. Questo perché non è un prodotto creato per la sentieristica, per l'escursionismo. Se vado a scegliere invece Komoot, già mi parla di 2 ore e 06. Poi posso decidere di impostare che tipo di livello di allenamento, quindi se sono più allenato diminuirà il tempo, perché logicamente andrò a dire al programma che sono già un camminatore esperto. Ma quello di cui volevo parlarvi è proprio il profilo, da un lato altimetrico, ma l'abbiamo visto c'è anche in Maps, ma il tipo di strade e superfici che incontro. E lo vediamo anche qui, qui sotto rappresentato graficamente. Cioè io passo da una strada secondaria lastricata, poi vado in un sentiero sterrato e poi vado in un sentiero escursionistico di montagna SAC T3 alpino. Cosa significa?
Abbiamo una guida, quindi io andrò a cliccare sul punto interrogativo e andrò su la funzione che mi dice leggenda della mappa, quindi abbiamo tutta la tipa di, tutti i tipi di strade, sentieri, eccetera, e poi abbiamo i sentieri escursionistici alpini con la scala di difficoltà del Club Alpino Svizzero. Se io ci clicco sopra, mi vengono fuori i tipi di sentieri. Quindi, se io mi trovo di fronte a un T3 sentiero alpinistico impegnativo che ha questo tipo di tratteggio sulla mappa, io so che è un sentiero segnalato dotato di cavi e funi di sicurezza nei passaggi esposti, superfici lisce e ripide, alto rischio di caduta. Quindi mi sta dicendo che sto andando ad affrontare un sentiero che comincia a essere abbastanza impegnativo. I T4, i T5, come vedete, diventano poi per esperti e quindi sentieri alpini. E questa è un'indicazione che in Maps non c'è e che logicamente fa capire che ogni prodotto è per il suo pubblico di destinazione. Quindi, per rispondere alla domanda, ma un pochino anche per darvi il mio commento, vi dico che Google va benissimo per fare una camminata nel bosco che ho in strade che già conosco, ma come navigazione per sentieri un po' più impegnativi, per percorsi, io lo utilizzo tantissimo per correre e per andare in bici e anche a livello di mountain bike. Komoot è spettacolare, quindi non c'è il minimo paragone tra i due prodotti. E poi, come vedete, adesso se io mi sposto in una zona un po' più a sinistra, vedete quanti sentieri vengono fuori con addirittura i nomi, tagliafuoco, roca bianca e quant'altro. Io con Google non li ho, perché ho qui qualcosa, ma non si capisce dove portano, non si capisce che nomi hanno, e quindi è difficilissimo seguire una navigazione con Google all'interno di un bosco, all'interno di sentieri un po' complicati. Per concludere, se siete alla ricerca di un prodotto per sentieristica sportiva, Maps non va bene. Spero che questo video sia stato di chiarimento alla persona che ha fatto la domanda, ma anche a tutte le altre persone che erano interessati a conoscere un pochino come funziona Komoot a grandi linee. Farò magari dei video di approfondimento proprio sull'utilizzo di Komoot e della pianificazione, ad esempio di un percorso, scegliendo delle variabili che possono essere davvero tante. E nel frattempo vi chiedo di dare un'occhiata al mio canale, perché ho già fatto altri video che riguardano Komoot, che riguardano Garmin Connect, che riguardano altri strumenti per pianificare e condividere i percorsi. Vi chiedo anche di iscrivervi al canale, di mettere un like, che non guasta, e buon divertimento a tutti e un saluto da Alessio.